Ciao a tutti e intanto vi faccio i complimenti perché vedere una sala piena di ragazzi in un congresso provinciale MGP non è una cosa da tutti e molte altre province della Padania e di altre nazioni come il Veneto e la Lombardia, dove la Lega storicamente è più radicata e più forte rispetto al Piemonte, avrebbero da invidiare una sala come questa. E innanzitutto faccio anche i complimenti ad Alberto Brignone per quello che ha fatto come coordinatore, perché se questa sala è piena è anche grazie a lui, e poi a Flavio, è un in bocca al lupo. E ora iniziamo a parlare di MSP. L'MSP sarà fondamentale per portare avanti la battaglia principale del Movimento Giovani Padani, che ho sentito, della quale ho sentito parlare anche da voi, che è quella dell'arruolamento. Noi dobbiamo far su più giovani possibili, dobbiamo aumentare numericamente ancora di più di quanto non lo siamo, perché per fare consenso, per fare gruppo, per fare attività e portare a casa i risultati bisogna essere tanti, perché le rivoluzioni si fanno col consenso. Quindi dobbiamo fare come abbiamo fatto in questo ultimo mese, da quando è iniziata la scuola, con i volantinaggi. Il Piemonte è stata la nazione della Padania che ha volantinato in più scuole, abbiamo volantinato in 60 istituti superiori al volantinaggio federale contro un'iniziativa assolutamente razzista e schifosa del ministro Profumo, che ha deciso di dare un tablet ad un insegnante meridionale per sopperire alla arretratezza informatica di queste scuole, al posto che dare aiuti nell'edilizia scolastica, che lo vediamo tutti i giorni, abbiamo scuole che cadono a pezzi con l'intonaco che cade, i bagni che perdono, e i soldi servirebbero prima di tutto a questo, piuttosto che dare i tablet agli insegnanti della Puglia, della Calabria e della Sicilia. E ho sentito parlare anche dal coordinatore provinciale della questione delle cattedre, delle 24 ore. Questo qui è un problema molto, molto sentito sicuramente al nord, perché la scuola purtroppo è un'organizzazione statale e in questo paese, come tutte le organizzazioni statali, sono egemonizzate da Roma e dal meridionalismo. Infatti, lo vediamo benissimo nei concorsi pubblici per gli insegnanti, quanto gli insegnanti provenienti dalle altre regioni e non dal Piemonte, piuttosto che dalla Lombardia o dal Veneto, superano gli insegnanti del territorio nelle graduatorie, riescono a prendere il posto di ruolo qui e poi puntualmente ovviamente si fanno rispostare a casa loro. Quindi questa è sicuramente una battaglia che noi dovremo portare avanti e portare nelle scuole per far sapere ai ragazzi, visto che si è anche parlato di informazione e di plagio. Noi come MSP dobbiamo cercare di schiarire le idee ai ragazzi che magari si informano sui social network, sentono notizie false ai telegiornali. Noi dobbiamo andare a schiarire le idee e far vedere ai ragazzi lo schifo che questo Stato centrale ci fa subire, a noi studenti del nord, tutte le ingiustizie che noi subiamo giornalmente da Roma e da questo Stato italiano. Ora, io sono un appassionato di storia, mi dispiace che non ci sia il presidente della provincia Gianna Gancia, perché ho sentito parlare dell'indipendentismo e degli indipendentisti della Sicilia. Allora, io non sono assolutamente un fan di Savoia e neanche dell'Unità d'Italia, ovviamente. Lei ha parlato di Savoia che hanno portato povertà al popolo meridionale, che adesso i siciliani indipendentisti dovrebbero provare a parlare e a collaborare con noi. A me va benissimo, però c'è da dire una cosa, che il popolo tuo siciliano era abituato a vivere in una monarchia, in un sistema assolutamente assistenzialista, non era il sistema del Lombardo-Veneto con gli austriaci o del Regno di Piemonte e Sardegna con i Savoia, dove c'erano le attività e la produzione. C'era un sistema assistenzialista dove i Borboni facevano welfare di sicuro, perché l'ospedale dei poveri a Napoli, i cantieri a Taranto e quant'altro in Sicilia che hanno fatto, ma è assistenzialismo.
era aspettare da ore che arrivasse qualcosa, non era la produzione. Quindi il problema fondamentale che c'è rispetto al popolo meridionale e quello del nord padano è anche la mentalità e la storia che li ha portati ad essere così. Problema ulteriore è che questa mentalità meridionale assistenzialista poi aveva causato un brigantaggio armato, perché i Savoia e i meridionali prima dell'Unità d'Italia non avevano neanche la lingua obbligatoria, perché i Borboni avevano il loro esercito mercenario spagnolo. Quindi arrivano i piemontesi che gli dicono che dovrebbero pagare le tasse, mentre prima c'era il re che elargiva ogni tanto qualcosa, gli dicono che devono anche fare la lingua obbligatoria, quindi non siete matti. E quindi poi tutto quello che c'è stato, il brigantaggio mafia, è stato causato da questo. Però poi loro furbi sono riusciti a infiltrarsi nello Stato, a portare la loro mentalità assistenzialista, e adesso noi tutto quello che subiamo è anche causa di questo. Quindi cerchiamo di continuare a combattere nelle scuole, portare avanti le nostre idee, far su più giovani possibili, perché le prossime battaglie sono imminenti e noi dobbiamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo della Padania libera e indipendente il prima possibile. Grazie a tutti e complimenti a tutti.